andare. Un giorno importantissimo perché finalmente diamo un nome, intitoliamo questa bella piazza, parte di un grande processo di riqualificazione che ha coinvolto questa porzione di territorio negli ultimi 20 anni. Abbiamo inaugurato negli anni scorsi il Parco Peccei, ha preso vita Edit, il polo gastronomico, l'Open Incet dell'innovazione sociale, moltissime altre attività. Mancava l'intitolazione e il nome a questa piazza che è stata per troppo tempo Via Cigna 96 Interni. Oggi finalmente nasce, così come quando nasce un bambino la prima cosa che si fa è dargli un nome. Oggi diamo un nome a questo luogo e questo nome è Teresa Noce. Intitoliamo la piazza a una madre costituente, partigiana, sindacalista che ha lottato per il nostro paese, la donna che ha fatto la legge sulla maternità, troppo poco conosciuta. Speriamo che grazie a questa piazza venga più conosciuta, che frequentandole le persone si chiedano chi è Teresa Noce, vanno a scoprire la sua vita e quello che ha fatto, e speriamo che finalmente anche col nome possa essere sempre più utilizzata e vissuta dal quartiere. È un giorno bellissimo e siamo davvero emozionati. Insieme alla circoscrizione, con tanti giovani, tante associazioni, in particolare l'Associazione Arte Muta che ringrazio, con loro si è sviluppato un percorso che ha visto coinvolti anche il rappresentante del Consiglio Circoscrizionale dei Ragazzi, che ci porta oggi ad intitolare questa importante piazza a Teresa Noce. E noi siamo grati a lei, siamo grati come torinesi, siamo grati come italiani, siamo grati come cittadini che vogliono rivendicare con orgoglio quali sono state le protagoniste reali dello sviluppo economico e sociale del nostro paese. E per quello che mi fa particolarmente piacere che oggi, una giornata importante, tutti insieme in una piazza ricca e colorata, Torino abbia voluto caratterizzare con un nome che fa parte della nostra storia, che è quello di Teresa Noce, uno spazio di trasformazione urbana, nella speranza che questa porzione di città possa, anche grazie a questa attenzione toponomastica, continuare a mantenere vivi quei valori importanti per il futuro del nostro paese.